Ciao a tutti, allora, piccolissimo vlog per fare due chiacchiere, quattro chiacchiere. È un po' che non ne faccio qualcuno, quindi lo so, sono una grandissima maleducata, ma ho colto la palla al balzo per fare il video oggi, quindi. Allora, ho visto che ci sono tante persone su internet, ballerina, Lucy, a cui piacciono i tè. Io li ho sempre molto apprezzati, da quando sto a dieta ancora di più. Guardate che bella! Questa è la tazza da mamma mucca che mi ha regalato mia sorella quando ho partorito. Perché c'è la mucca? E io la uso per il tè, anche se questa non me ne faccio niente, cioè io mi faccio delle carrellate di tè, delle litrate, io bevo veramente, veramente tanto, io ho sempre l'acqua sul tavolo e bevo come un cammello, arrivo a bere anche 4 litri di acqua al giorno. Quindi poi tra passati di verdura, tra frutta e verdura, un mio piccolo vizio che è la Coca-Cola Light, a cui non ho nessuna intenzione di rinunciare perché ho rinunciato alle sigarette, lasciatemi almeno la Coca-Cola Light, che nei momenti di fame aiuta, mi faccio delle litrate di tè. E ultimamente mi sta piacendo tanto questo, della Pompadour alla vaniglia, un tè nero. Di solito zucchero, non zucchero i tè, nel senso che li uso o senza niente dentro o con una sola pallina di dolcificante. Adesso mi è finito, li sto prendendo addirittura senza niente. Adoro questo perché ha un profumo buonissimo e sembra di bere un dolce. Ce la crediamo così. Poi questo della Lipton. La Lipton ha fatto tutte queste nuove piramidi. Questa è cannella e mela, è senza caffeina. Sono così, vedete? Poi si stacca questo e si mette in infusione. E questo ha l'odore proprio dell'inverno. A me è piaciuto tantissimo. E infatti io di questa linea ho preso anche Peach Mango e anche questo è buono. E poi ho trovato questo delle collezioni dove c'era. Io avevo già preso questo mandarino e arancia, ma volevo provare assolutamente il tè nero, caramello e vaniglia. Quindi ho dovuto comprare la confezione, tanto poi li uso. Con le frutti di bosco no, a me i frutti di bosco non fanno impazzire. La confezione è così. E devo dire che sono veramente veramente buoni. E poi con questo freddo una bella tazza di tè fa sempre comodo. Me ne è caduta una busta. Oilà, la raffa. Poi, cosa dire? Ah, stavo guardando gli ultimi giornali per gli ultimi due Vanity Fair. Nell'ultimo c'è Gaga. E nel penultimo c'è Madonna, e poi mi ha fatto tanto ridere il fatto che è notizia di ieri, credo, che Madonna ha detto che Lady Gaga le ha copiato Express Yourself facendola diventare Born This Way. In effetti sono molto simili. Stavo guardando le novità, nonostante purtroppo dietro ci sia lei, io lei la odio, è un Carlino. Cioè, ha dei bellissimi occhi, devo dire la verità. Ma è un Carlino! Lo so che piace a molti. Io non. E non è invidia, credetemi. Invidia è Charlize Theron, ma lei no. Stavo guardando la parte beauty, naturalmente. Prima della parte beauty mi sono soffermata su questo gioiellino di Chanel che uscirà tra poco, che è in pelle di coccodrillo, se non erro. No, è in pelle di pesce cane, io non la comprerei mai. Mi piaceva moltissimo il colore. E poi invece nella parte beauty, cioè, e così sia. Sono tutte le cose, le novità, diciamo che le innovazioni che ci saranno.
Il primo sarà Verde e Rosa Mania, nel senso che illumineremo il viso con il verde, con il rosa, con toni tenui, e mi fa tanto ridere perché andiamo incontro alla primavera, quindi verde, rosa, fiori, avanguardia pura, come direbbe Miranda. Queste sono le nuove collezioni che usciranno, e devo dire che la confezione di ombretti di Dior mi piace molto. Gli altri sono tutti rosa. Questo è quello del fard di Chanel, quello a più bande di colore. Cioè, io sono una spendacciona su certe cose, però devo dire che non mi intriga più di tanto. Mi piace, ma non comprerò June, lo smalto di Chanel, quello color pesca aranciato, è un aranciato credo, molto l'ho visto così, mi ha colpito quello, però a me non piacciono gli smalti di Chanel perché a me durano veramente pochissimo, quindi però questi 5 colori di Dior non mi dispiacciono per niente. Mentre da quest'altra parte si parla di glicani, che sembra una cattiva parola ma non lo è, e secondo il MIT la glicobiologia è una delle 10 scienze che cambieranno la medicina del futuro. In poche parole, i glicani hanno delle antenne che agiscono come messaggeri di giovinezza, sbloccando le cellule per liberare il loro potenziale vitale. Yves Saint Laurent ha applicato i principi di questa scienza alla cosmetic, creando Forever Youth Liberator, una linea del siero alle creme, quella lifting, antirughe, rassoranti, che da febbraio saranno disponibili. Ed è questa. E ultima cosa, si parla di BB cream. Allora, io ci ho resistito fino ad adesso, nel senso che non ho voluto provare neanche quella di Garnier. Non lo so perché, sono un po' restia, sto aspettando, mi sto documentando, voglio vedere. Voglio finire i fondotinta che ho, anche se la BB cream non è un fondotinta. In poche parole, le BB cream diventeranno un codice per parlare di polifunzionalità. BB sta per Blemish Balm, una generazione di prodotti all in one. Allora, in un gesto soltanto c'è la crema con un leggero tocco di make up. Per il momento c'è Garnier e Vichy che l'hanno prodotte, ma dicono che a primavera arriveranno le BB di Dior, L'Oreal, Estée Lauder e Clinique. Quindi mi documenterò come si deve e vedrò il da farsi. Altra cosa che porteremo sono i capelli in Technicolor, e questa non vedevo l'ora di farlo perché io quasi quasi mi faccio i capelli color lilla. Ok, sono da passerella perché nessuno va in giro vestito così. No, qualcuno, secondo me ne ho visti qualcuno. Cioè, secondo me una leggera sfumatura ci sta anche. Però alcuni sembra, vedete, come se, oddio, mi hanno lasciato la tinta in testa e il parrucchiere è andato via, una cosa del genere. E poi parlano di questo nuovissimo concentrato della risolleva braccia e cosce della Sisley, che è un concentrato anti-age per il corpo con 19 attivi provenienti dal mondo vegetale, restituisce tono e giovinezza a lunga durata. È questo che sicuramente non compreremo, o almeno io non comprerò. Poi dov'è che avevo visto? No, è sull'altro. Per quanto riguarda l'altro, stavo guardando. Ah, sì. Sì, parlano sempre della stessa cosa, insomma. Adesso si porterà questo trucco molto luminoso, molto da dare splendore al viso, infatti
Questo trucco è molto bello e Peter Phillips, che è il direttore creativo per Chanel, racconta che il trucco della Maison sarà luce e umorismo e una pelle luminosa, guance rosa e piercing di perle. Poi si parla di sgonfiamento, come sgonfiarsi con tutti i prodotti. Adesso inizierà la tiritera dei prodotti anticellulite che io borro, perché tranne qualcosa come la somatolina, che io non posso usare per problemi alla tiroide, che credo che è un medicinale, quindi funziona per quello, tutte le altre cose secondo me sono acqua fresca. Questa è la mia personale idea di creme anticellulite. Conta più un buon massaggio, secondo me, fatto bene, e una buona idratazione della pelle, oltre alla ginnastica, le altre cose, piuttosto che, insomma, il resto. Questa frase di James Joyce mi piace tantissimo. E poi stavo guardando, ecco, questo, stavo cercando di capire, questo ombretto di Dior che uscirà, così mimetico, questi sono i quattro smalti nuovi, che devo dire non mi interessano più di tanto, ma neanche l'ombretto, però stavo cercando di capire come usarlo. Penso che faccia delle bellissime sfumature sul viola. E poi stavo vedendo che... aspettate che vi leggo. Il concept è unico in Europa, 250 metri quadri dedicato a due marche esclusive, Benefit e Makeup Forever, è un nuovo format all'interno dello store di Sephora in via Vittorio Emanuele a Milano, quindi andate a vedere voi che potete. Inaugura altri due beauty point, il Tattoo Bar di Urban Decay, con 5 postazioni per inediti make-up e tatuaggi temporanei, e la Style Lounge, firmata da Frederick Feccai, dedicata alla cura dei capelli con 4 servizi imperdibili, diagnostica del capello compresa. Io mi andrei a fare un giro, perché secondo me deve essere molto carino. E poi mi ha fatto veramente tanto ridere, perché qui bisogna solo ridere, questa scarpa di Paciotti, che ha nel tacco una fialetta di profumo. Quindi tu sei del tuo profumo preferito, naturalmente, quindi se tu ti trovi in mezzo alla strada e all'improvviso oibò, ho scordato di mettere il profumo, non apri più la borsetta come una qualsiasi donna volgare, perché da questo punto sei volgare aprendo la borsetta, ma ti togli la ciabatta in mezzo alla strada e ti spruzzi il tuo profumo preferito. Avete commenti? Io no. C'è un bellissimo reportage su Londra che non sono ancora riuscita a leggere, perché questo... non sono riuscita neanche ad andarla a comprare, questo giornale, devo dire, questa settimana non sono uscita molto. Si vede? Si nota? Ma mi rifarò la prossima settimana, non vi preoccupate, prima di tutto vi prometto che queste sopracciglia andranno via, non nel senso che me le tolgo, ma poi devo farmi le mani, devo farmi i piedi, devo farmi un massaggio, devo, sono quelle... se voi pensate che se io giro lo sguardo di là, fuori dalla finestra, vedo il salone della mia estetista. Non è la mia estetista, è una delle mie estetiste, nel senso questa è quella più vicina, quindi potrei scendere un secondo, ma vi sembra semplice, ma non lo è, non lo è. Farebbe prima venire lei da me, ma non mi permetto di chiederlo. Comunque, nonostante io sia regina, io vi saluto. Credo che sia ora di pappa per le bambine, quindi mi sono appena addocciata, truccata e vestita. Adesso non lo so se mi metto una parannanza per fare qualcosa. Vabbè, io vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!